Il Signore Gesù sia con voi. Carissimi, ben ritrovati per vivere insieme il nostro incontro col Signore risorto. Ci raccogliamo. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre che salvi noi peccatori, e ci rinnovi la tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio. Ricordiamo in questa celebrazione particolarmente Franco, quella preghiera particolare, anche ispirandoci a Giovanni Paolo II, oggi ricorre l'anniversario, se vi ricordate, dell'attentato che subì in Piazza San Pietro nel 1981 addirittura, e lo vogliamo tenere nel cuore in questa messa. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Antiochia dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Alleluia, alleluia, alleluia. Gerusalemme costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore.
Chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Alleluia. Ah, alleluia, alleluia. Siamo proprio nel cuore del messaggio di Giovanni, e anche questo brano andrebbe veramente meditato con profondità, con calma. Colpisce questa entratura in Gesù, il credente è dentro questo legame, la vite e i tralci. E quindi questo tralcio che riceve linfa dalla vite e porta frutto, che viene potato perché porti più frutto. E quindi c'è un camminare, un progredire. Ecco perché non ci possiamo fermare, né sia quando va storto, va male, quando il nostro tralcio produce poco, né quando il tralcio porta bene, ci sentiamo a posto, e invece siamo invitati a sentire l'avventura proprio come un cammino progressivo, anche se i momenti regressivi sono sempre dietro l'angolo, e ogni vera crescita prevede tutti e due i momenti. La crescita non è mai un processo lineare verso l'alto, solo positivo. La crescita implica invece un ritornare a modo spirale, a rivivere le proprie povertà, le proprie fragilità, e però per poi lasciarsi illuminare, riempire dall'amore del Signore. Ed è quello che stiamo vivendo qui, questa sera, in questa messa. E poi questo grande invito, questa insistenza: rimanete in me. Come dire, non scappate da me. Finita la messa, poi ognuno di noi prende e fa le sue cose, quello che deve fare stasera, chi fa da mangiare, chi le cose, l'altra, guardi la televisione, e quindi c'è caso che passando le ore non rimani in lui. Già. È come se subentrasse un altro contesto interiore, e quindi anche esteriore, o esteriore, che quindi poi diventa anche interiore. Il clima del film che guarderai stasera, il clima dello spettacolo televisivo che guarderai, ti farà dimenticare che
tu sei il tralcio collegato alla vite. Ecco perché rimani in me, rimanete in me e io in voi. Non fatevi portare via questa mia presenza in voi, non perdete la vostra presenza in me. Perché appunto voi siete i tralci, io sono la vite. Chi rimane in me e io in lui porta frutto. Porta frutto per il bene, per gli altri, per se stesso, per il mondo. Diventa costruttore del regno. Questo, se volete, è davvero il punto finale dell'esperienza cristiana. E deve esserci per forza, perché un albero si vede dei frutti. Attenzione, perché so che qui scattano meccanismi di autosvalutazione. O in teoria è vero, io non so quanto potrei portare frutto di più. Se mi ci fermo a pensare un attimo, presumibilmente questo è vero. Però non devo dimenticare che dentro di me agisce, attraverso la mia fragilità, il peccato. O attraverso la fragilità degli altri che mi arriva addosso. E allora non devo perdere, non devo avere una visione troppo perfezionistica del portare frutto, o di chi ha sempre il senso di colpa, perché ho portato frutto 8, no, devo portare frutto 9, porto frutto 10, no, devo portare frutto 11. C'è questa mentalità che molte volte è veramente demoniaca, che agisce in noi. Non è la mentalità del Signore. Anche se è vero, Lui è il primo a ispirare in noi la possibilità di portare molto frutto e continuare a vivere come Suoi discepoli. Continuare a vivere, cioè, nel legame con Lui. È il legame con Lui che fa la nostra vita, che ci aiuta soprattutto a sconfiggere il pessimismo, il male, la tristezza e soprattutto a uscire dalle pretese troppo grandi nostre e degli altri, per invece donare tutto quello che possiamo, tutto quello che Lui mette nei nostri cuori. Qui c'è da scoprire molto. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, questo vino, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, che è il nostro Padre. O Padre, che in questi santi misteri ci doni la redenzione di Gesù tuo Figlio, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo, nostro Signore,
Il Signore Gesù risorto è con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È giusto ed è bello rendere grazie, Padre Santo, a te e soprattutto esaltarti in questo tempo prezioso nel quale Gesù si è immolato ed è risorto per tutti noi. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e noi uomini possiamo attingere continuamente alle sorgenti del vostro amore. Per questo mistero di salvezza, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità può esultare su tutta la terra e con gli angeli e i santi proclama la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai chiamato qui questa sera alla tua presenza a vivere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Gesù, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Affidiamo a te, o Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, aiutala a crescere nella fede e nell'amore, in unione al nostro Papa Francesco, al nostro Vescovo Francesco. Mettiamo nelle tue mani tutti i nostri cari che hanno lasciato questa vita, ma che crediamo vivi in Gesù risorto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte della tua vita insieme a Maria, agli Apostoli, ai Santi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E con la fiducia dei figli e dei fratelli insieme, diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da ogni male che abbiamo nel cuore, donaci la forza di superare i turbamenti e di vivere liberi dal peccato, nell'attesa di incontrare il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai donato la pace ai tuoi apostoli, guarda a tutti noi e riempi i nostri cuori della tua luce, della tua unità, della tua pace, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace e la luce di Gesù risorto sono con tutti voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, esaudisci i nostri cuori, la partecipazione al mistero della redenzione, ci dia l'aiuto per la vita presente, ci riempie dello Spirito di Gesù tuo Figlio risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore Gesù sia con tutti voi, vi accompagni, vi liberi da ogni male,
e vi riempio della sua grazia e la benedizione di Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate, portate frutto, con fiducia, in pace. Vi auguro una buona serata, un buon cammino. Domani ancora la celebrazione alle 18:30 e poi però alla sera ci vediamo alle 21:30. Un saluto a tutti e forza amici!